Una festa dei lavoratori davvero molto significativa per la Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, protagonista su Rai 1 per circa 10 minuti nella rubrica Obiettivo Lavoro di 1 Mattina. Sotto i riflettori gli stage in corso presso la Banca del Cilento, rivolti non solo ai giovani studenti delle scuole superiori o universitari, ma anche agli inoccupati, cioè a quelle persone che hanno avuto la sfortuna di perdere il proprio lavoro. Il direttore generale Ciro Solimeno, intervistato in diretta negli studi Rai di Roma da Benedetta Rinaldi, ha spiegato a una platea di svariati milioni di telespettatori la natura degli stage in corso. Abbiamo già in organico 10 stagisti, abbiamo già fatto una selezione e ci siamo avvalsi della nuova normativa che in effetti consente agli stagisti non solo di avvantaggiare il proprio percorso di studi, e questi sono i cosiddetti stage curriculari, sì, ma anche sono rivolte a quelli che hanno perso il lavoro, sono alla ricerca del primo lavoro indipendentemente dal percorso di studi, e questi sono gli stage extra curricolari. È quello forse che ci interessa di più anche, certo, in questa giornata dove tante persone magari sono uscite fuori dal mondo lavorativo e hanno un'età che, diciamo, non permette loro di rientrarci agevolmente. In realtà la normativa ha escluso completamente il limite di età, per cui si potrebbe essere stagisti in teoria anche a 70 anni. E questa è stata una grossa innovazione perché ha trasformato completamente lo strumento per farlo diventare proprio un vero e proprio strumento di avvio al lavoro o di reinserimento al lavoro. Durante l'intervista è stato trasmesso anche il servizio realizzato dalla giornalista Camilla Nata nei giorni scorsi nella sede della Banca del Cilento di Vallo della Lucania, con le immagini e le interviste realizzate a due degli stagisti. Certo, non poteva esserci inizio migliore per la settimana che vedrà il suo momento culminante nell'Assemblea dei Soci, in programma venerdì 4 maggio con inizio alle ore 16.30 presso il Teatro Auditorium Leo De Berardinis a Vallo della Lucania. In quell'occasione, tra le altre cose, la governance della Banca del Cilento renderà noti i dati molto positivi registrati nel corso del 2017.